Padre Pio. 5 ottobre del 1925. Pochi sanno che questa stanza, anzi la stanza numero 24 e la stanza numero 25 che poi vennero accorpate e quindi diventò un'unica stanza, la numero 25, diventò una vera e propria sala operatoria in quel giorno. Perché Padre Pio, come ci raccontano e ci racconta la cronistoria del convento, venne operato d'ernia in questo luogo. Era il 5 ottobre del 1925 e fu operato, pensato un po', senza essere cloroformizzato. Fu un autentico eroico martirio che egli voglia subire liberamente per partecipare alla passione di Cristo e così ottenere la conversione dei peccatori. Accade qualcosa di particolare, perché questo intervento, di cui il dottor Festa ne parla nel suo libro I misteri di scienza e luci di fede, durante un momento di collasso di Padre Pio, il dottore ne approfittò comunque per riesaminare a sua insaputa le piaghe che per 5 anni innanzi avevano avuto occasione di studiare e che anche ora scriveva: rivedo con gli identici caratteri nelle prime relazioni come avevo descritto. All'operazione furono presenti il dottor Festa, il dottor Angelo Merla, assistente, Padre Fortunato, infermiere, Emanuele Brunatto, che sorvegliava l'ingresso, e il dottor Leandro Giuva. Questa saletta, come vi anticipavo, una saletta doppia tra la 24 e la 25, un muro di separazione che era stato abbattuto proprio qualche giorno prima, doveva essere la saletta che doveva essere utilizzata dai frati per la ricreazione. È questo luogo che conserva tutto quello che servì in quella giornata per questo intervento all'ernia.